alcuni sono credo artisti, altri operatori. Io sono Cristina Cazzola, sono direttrice artistica del festival e ho avuto questo appuntamento che è un cantiere di ricerca, così mi piace immaginarlo, e che mi piacerebbe avere negli anni a seguire, ma anche condividere con altri festival, quindi siete liberi di copiare il posto, o meglio, accoglierlo e costruirlo insieme, perché questa vuole essere una tappa di riflessione. Segni ormai da 14 anni porta in qualche modo in Italia quella che è la scena internazionale del teatro delle nuove generazioni. Per chi conosce il festival, le prime edizioni ospitavamo solo artisti stranieri, perché l'idea era proprio quella di far conoscere lavori che, se non si ha la chance di andare all'estero, magari a lavorare o a esplorare cercando altri artisti, è difficile confrontarsi con altri produzioni, opere, e quindi anche il rinnovamento dei linguaggi e della proposta artistica a volte viene un po' penalizzato. Io anni fa ho avuto la fortuna di lavorare all'estero, ho visto un sacco di spettacoli che mi piacevano e così è andato sempre. La cosa che mi interessa in questo momento è... avete preso tutto il tempo che avete posto? Sì, mi piace. Non abbiamo nessuna, queste quattro giornate non hanno pretese
pretesa di essere esaustive, ma vogliono essere proprio uno stimolo alla riflessione, all'incontro, e quindi alla fine avremo, riporteremo, ma sul metodo non vado oltre, però quello che mi preme dire, diciamo nel ruolo di direzione artistica, è che ho visto in questi 14 anni quanto destinare un tempo e un pensiero a queste riflessioni, a questi scambi, può spostare cose e può fare una piccola differenza. Ci credo profondamente, anche perché in questi 14 anni ho visto cambiare le persone che frequentano il festival, e ho visto un piccolo processo di selezione naturale che sta creando una specie di cellula che produce energia e pensiero in una direzione che mi piace, che mi sento di sostenere e di sposare, che è quella di vedere l'internazionale come una sfida nella crescita dei progetti artistici. Per questo ho invitato qui Living, per condurre e coordinare questo momento, ma qui mi taccio e passo la parola ai miei colleghi, di teoria a Maddalena Giovannelli, che è qui con noi, ma si introduce da sola, perché sennò poi io parlo troppo e sono lunghissima. Grazie a tutti quanti voi di essere qui oggi con noi. Per dare un segno concreto di questa, diciamo, apertura alla collaborazione che il Movimento 5 Stelle rappresenta, siamo qui in diverse vesti, a parte ovviamente Senti, io sono di Stratagemmi. Stratagemmi è una rivista teatrale e, diciamo, abbiamo aiutato Senti a immaginare questo momento, in particolare un aspetto, cioè con la presenza di un osservatore critico che sarà presente in ognuna di queste giornate. Oggi ci sono io, sono Maddalena Giovannelli, domani nei giorni successivi ci saranno Diego Vincenti, Lucia Medri di Teatro e Critica e Alessandro Toppi, e ognuno di noi ascolterà principalmente e poi offrirà una restituzione scritta di quello che ci diciamo, con l'idea che una testimonianza possa essere una costruzione di questo cantiere di ricerca di cui ospitava poco fa Cristina. Il mio ruolo qui, e sarà questo anche nei prossimi giorni, è anche quello di diciamo, immergerci in quello che sarà il tema della discussione. Oggi avremo a che fare con una di quelle parole monstrum, cioè partecipazione. Intorno a queste parole articoleremo la nostra discussione. Domani parleremo di rapporto con le istituzioni e dopodomani di drammaturgie. Lo stimolo che è venuto da Cristina Cazzola, ma anche da Living, è stato quello di unire due aspetti che mi piace molto sottolineare qui, perché non sempre si riesce a farli convivere, che c'è l'auspicio che in questi giorni possano convivere felicemente, che sono quello del discorso e del ragionamento sulle poetiche e invece del ragionamento sulle politiche e sulle diciamo le condizioni di produzione. Questi due aspetti troppo spesso in momenti come questi vengono trattati in maniera isolata, mentre la sfida, che è una sfida che lancio a tutti voi, è che invece in questi giorni possano felicemente andare in fasi comunicanti uno dentro l'altro. La parola di oggi, che è partecipazione, in realtà c'è veramente in maniera piuttosto chiara, e così volevo dare due parole di apertura sono poi delle questioni aperte che vorrei appunto porre a questo gruppo di lavoro, perché questo è il gruppo di lavoro che si forma oggi e nei prossimi giorni, se ci sarete. Dicevo, una delle parole nostre di questo periodo, perché come sapete partecipazione è una delle parole chiave di qualunque bando, è entrato molto chiaramente in un'agenda europea e chiunque chieda solo 500 euro di contributo di qualsiasi finanziamento sa che deve mettere nel suo bando la parola partecipazione, perché altrimenti non caverà un ragno dal buco. Questo, diciamo, ha degli aspetti naturalmente positivi, crea anche una grande ambiguità, quindi volevo, diciamo, porre alcune questioni problematiche, diciamo che sono una conseguenza diretta della giusta e crescente attenzione verso il tema della partecipazione. Innanzitutto due cose, cioè questa parola raggruppa due linee di azione possibili. Una di queste è quella delle politiche sul pubblico, cioè l'idea che sempre più spesso il pubblico debba essere stimolato attivissimamente a partecipare, a dire la propria, fare sentire la sua presenza, e da cui tutte le anche molto felici esperienze di audience engagement, audience development e così via.
D'altro canto invece l'altra linea della partecipazione è quella proprio dell'inclusione nel momento performativo. Tutti noi è capitato di vedere spettacoli, performance, qualunque tipo in cui il pubblico o comunque dei cittadini erano chiamati a entrare dentro il momento performativo attraverso momenti laboratoriali più o meno lunghi e più o meno strutturati. Ora, queste due linee, quanto, questa è un po' la prima questione che vi pongo, quanto diciamo si compenetrano, cioè quanto l'attenzione alla partecipazione del pubblico influisce effettivamente nella creazione estetica, cioè quando nella vostra esperienza, se ne avete avuto il diretto come osservatori, questa crescente attenzione alla partecipazione del pubblico è diventata un'asticella più alta anche dal punto di vista della creazione artistica, e quanto, perché questa è una invece delle linee di lettura spesso un po' superficiali, va detto, invece ha creato un abbassamento del parametro estetico. Questa è un po' la prima questione che vi volevo porre. La seconda questione riguarda più specificamente il teatro per le giovani generazioni, non a caso ne parliamo qui, e diciamo è chi diciamo, fa teatro o crea occasioni di incontro per giovani, giovanissimi, sa che diciamo, la parola partecipazione è semplicemente nel DNA, perché fa parte costitutivamente del teatro per le giovani generazioni. Allora, a chi si occupa a vario titolo, operatori o artisti di questo ambito, vorrei chiedere se questa direi moda, questo trend della partecipazione anche in altri ambiti del teatro ha diciamo cambiato la prospettiva, ha cambiato lo sguardo, ha arricchito lo sguardo, oppure lo ha paradossalmente semplificato. O se si è appreso qualcosa anche nell'ambito del teatro ragazzi dai progetti pilota, dai progetti che hanno fatto con scuola in questi anni, se c'è stato questo possibile scambio tra gli ambiti di progettualità europea e su politica dello spettatore e invece appunto l'ambito della creazione specifica nel teatro dei giovanissimi. Terzo punto, ed è un punto allo stesso tempo che ha a che fare con la politica e con l'ambito dell'educazione, che credo interessi molto chiunque sia qui. La parola partecipazione è una parola, dicevo all'inizio, che dà luci e ombre, e uno sguardo al nostro panorama politico penso ci possa far riflettere sul fatto che di ombre ce ne sono parecchie, perché possiamo dire che negli ultimi anni siamo state vittime anche di una certa retorica della partecipazione, di una necessità della partecipazione, di una semplificazione delle diciamo, conseguenze che ha un inno e un battere costantemente il tasto sulla partecipazione del cittadino. Specificamente, dato che però parliamo di spettacolo, mi chiedo, soprattutto quando si parla di accompagnamento delle giovani generazioni della platea del teatro, come si può anche, oltre a educare alla partecipazione, educare al dissenso, alla possibilità della non partecipazione, al dire no e non solo sì, perché infatti molte esperienze che non si è suicidato. Molte di queste esperienze sembrano imporre allo spettatore o al cittadino la necessità di essere dentro il processo, e ci sono momenti in cui invece potrebbe essere importante invece tirarsi indietro, dire di no, sapere quando dare il proprio consenso e la propria partecipazione. Se qualcuno di voi ha in questo senso esperienze da condividere, sarebbe credo prezioso. In generale, concludendo, e poi passo la parola a Carlotta, vorrei dire che secondo me si potrebbe aprire una fase molto felice in cui, dopo che ci sono interrogati sulle accezioni positive della parola partecipazione e l'abbiamo cercata, abbiamo creato le condizioni perché questo possa accadere, se non possa adesso invece iniziare un periodo in cui, in momenti come questi, in momenti di coprogettazione, ci cominciamo a interrogare sui limiti, sulle questioni irrisolte, sulle problematicità che la questione della partecipazione pone. Questo lo dico perché credo e possiamo condividere questo punto di partenza, che il teatro e le arti performative possano essere anche un laboratorio politico, no? di azione e di riflessione su questi termini che condividono appunto la scena teatrale, quella della cittadinanza attiva. Detto questo, passo la parola. Allora, intanto due parole, io sono qui appunto perché rappresento Living, che è la piattaforma per l'internazionalizzazione fondata insieme a
Cristina Carlini, Cristina Cazzola, Giuliana Cianci, Giulio Stumpo. Noi siamo una società nata circa un anno fa. Io sono una ragazza, scusate, faccio sempre tutto. Noi ci occupiamo, siamo nati fondamentalmente per accompagnare e sostenere le organizzazioni culturali e creative, poi prevalentemente quelle dello spettacolo dal vivo, da cui noi tutti proveniamo, nei processi di internazionalizzazione proprio nel realizzare e individuare strategie di internazionalizzazione. Però due parole su come organizzeremo l'incontro di oggi e come andremo avanti anche nei prossimi giorni. Allora, appunto, Maddalena ha introdotto il tema della partecipazione e i prossimi giorni avremo altre tematiche su cui rifletteremo per poi tirare a destino al quarto giorno. L'obiettivo, vorremmo che fondamentalmente stimolare veramente una discussione aperta, orizzontale, e le sedie, come vedete, sono proprio per favorire questa vostra partecipazione attiva fin dal primo istante. Ma allora, il fishbowl, che è il formato che utilizzeremo, è molto semplice. Per parlare dovete entrare nel cerchio piccolo, sono 5 sedie, una deve rimanere libera sempre, le altre 4 ospitano le persone che parlano, e chiunque voglia dire la sua può alzarsi, sedersi sulla sedia libera, e spontaneamente una degli altri 4 si deve alzare e deve lasciare lo spazio. Quindi ci deve essere sempre una sedia libera per la quale chiunque voglia partecipare. Allora, partendo dalle sedie di Maddalena, e quindi queste tre suggestioni che va lanciato, e anche tre proprio domande critiche sulla relazione appunto tra la partecipazione, la creazione, e anche quali sono proprio il punto di vista di chi ha fatto, ha programmato le nuove generazioni in questi anni, e questo famoso tema del dissenso. Partendo da questo, in questa giornata vorremmo intanto fondamentalmente focalizzarci su tre cose principali. Che cosa ha funzionato? Che cosa per voi, diciamo, sono delle esperienze positive, delle pratiche positive che possiamo portare qui all'interno della discussione? Che cosa effettivamente manca, se evidenziate dei limiti, delle mancanze, e che cosa invece possiamo migliorare e fare meglio? Quindi, diciamo, ci concentriamo su questi tre assi, partendo da questi elementi. Quindi, per iniziare, siccome di partecipazione parliamo, di fare partecipare subito, io faccio una chiamata spontanea, spontanea ad alcuni di voi, abbiamo ragionato insieme a Cristina, perché così cominciamo semplicemente a parlare. A questi primi 4 che invito qua al centro, chiedo di rispondere alle sollecitazioni di Maddalena raccontando la propria esperienza, in particolare i punti positivi, che cosa ha funzionato. E vorrei invitare, poi dopo appunto adesso partiamo così, poi sentitevi liberi di venire al centro quando volete e in ogni momento. Allora, Sara Zanarzin, Zanarzin, e Centrici Tadara. Poi Darius, would you like to come and join the show? E poi vorrei invitare allora per l'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia. Fanno così, fanno come gli interrogazioni a scuola. Ci siete? Sì. Perché vorremmo avere una pratica un po' mista, diciamo, abbiamo prospettive diverse, quindi mi sembra che anche avere un ente è importante. E gli hanno detto che siete intercambiabili. Sì, noi abbiamo appena lasciato libera possibilità di scelta. E poi Oisin Robbins, abbiamo detto che would you like to come? Allora, I forgot I had this on me, scusa. Chiunque è troppo tardi e voleste adesso entriamo nel vivo, quindi ok. Se già sì, allora tecnicamente succederà questo, che quando parlano gli anglofoni, se voi avete bisogno della traduzione dovete essere già multilingue, perché le interpreti switcheranno sulla lingua, esatto, mancante. Quindi è il momento di alzare la mano se qualcuno parla in inglese, siete perduti. Quindi io faccio la valletta, adesso noi non interrompiamo il flusso e vi do le ottime cuffie, io così. Ok, 4, 5. Quante cuffie? Allora, sono alcune regole, vi chiederei che cortesemente, vabbè, adesso che vi ho chiamato, chi si siede per cortesia, magari dica solo il nome e l'organizzazione da cui proviene, che ci collochiamo. Gli interventi, 2-3 minuti, non di più, io comunque risponderò senza pietà. E basta. E a questo punto passo la parola a chi, se dove vuole iniziare,
vediamo con la conversazione. Quindi cominciamo da che cosa funziona, che cosa è, diciamo, quasi affrontato come punto valore da quello che diceva Matteo. Vai su un modo di fare. Italiani? The question is, okay, sorry. The question is, bring us some good experience or a good practice, something that you can say, okay, it works. Of course, with respect to the participation and also considering what Maddalena was introducing. So, it's your perspective. Thank you. Hello, nice to see you all. Well, I would say that at the beginning, I would like to maybe give a little bit of feedback of what I heard from this presentation, because I think it's important. Participation, I heard at least from translation that it was participation, is it enjoyable? Especially for children performances. Do we need to make participation as an enjoying experience? And I don't think that it's necessarily so, because it's same as learning process. When we're trying to learn something, it's not enjoying. It's stressful. It's actually frustrating us. The knowledge afterwards, the reward of this process is enjoyable. So that means that when we want to take child and go throughout the process to add the value, the question should be, is it really participation or value at the end? Yesterday we saw the performance about the horror, and I think it was one of these questions that were asked, should we show the horror things to the children? But when you see the reaction and what happens, they are participating, they are enjoying, they are laughing, they are saying, okay, do it more, when they are cutting, I don't know, the grass, this lady of the hand, and everyone's just like, do it more. Is it enjoyable for them? Certainly. But at the end, what's the message? Then we go after and say, okay, this could be the way of participation, but at the end, we have no reason why you did it. So as an opener, I think this could be one of the things. And also participation in the sense that we are trying to open the theater, in the sense that we don't have this like direct idea of what the theater is and the boundaries from, for example, from dance theater, drama theater, puppetry is already shifting. That we can see in one performance like five different fields. But does that mean that also we shouldn't look at what theater is on the other scale, for example, inviting not only schools, but also, I don't know, other research areas? Or maybe other institution that works with psychological perspectives, or what's the growth of the theater? Because in theater, we already remove the boundaries, but shouldn't we remove the boundaries as institution, as theater, to the other fields of society? So just an open speech for this. Thank you. Ciao a tutti. It's a pleasure to be here participating in this. Thank you for the voluntary participation as well. It brings up its own question, doesn't it? Like, I saw the house as well yesterday. That does raise interesting questions. There's also, for me, what I'm really interested in is intentionality of participation. When is it participation for participation's sake, and when is it an invitation to project or express from the audience's point of view? So today, for instance, I saw Storia del Cu. Storia del Cu, I see all of you guys there. Unfortunately for me, my Italiano is not, it's just not there. But it's interesting on other levels. So I got to appreciate the musicality that was brought into it and the theatricality that comes through it. But then when I was invited to clap in the moments of clapping, there was maybe a wall there for me because I couldn't participate on a level where I
got to express myself or I got to choose. So it's interesting for me, when are we, when do we have to participate? When is it fun? Or when am I participating, especially as a child, when am I participating because I know I have to participate? So I think that's a really important conversation. I've seen shows with young audiences where children, you see them having to clap along because it's been imposed on them. And if you don't clap along, you're not following the rhythm of the piece. So that's something I find really, really interesting. Yeah, I don't know if you want to jump in on that, or if you have any questions about that. I don't know if I'm making sense. Okay, no, maybe we can continue and listen to them, and then if Marta wants to join the conversation, she can sit here, and someone else has to... Yeah, no, that's what happened. Yeah, it's just something... Yeah, it's just something I'm interested in, and where does theatre, or where does genres of theatre maybe go into pantomime as well, and when do they fall into a call and response, if that makes sense as well. When is it participatory, and when is it ticking boxes, so to speak, yes. If that makes sense. And also, just a follow-up about this experience of when do you participate. First of all, of course, it's the atmosphere of you, but also participation comes with knowledge. If I understand, if I feel that I can be on that moment and understand why this is happening, then I participate. And especially if it's, for example, a different language, then you say, okay, am I feeling now a dummy or I'm actually in the performance? So just a follow-up here. Yeah. Okay, grazie. Io tornando alla consegna, no? Dell'introduzione e sulle domande che ci avete fatto, cioè cosa ha funzionato rispetto a questa parola partecipazione che ha effettivamente due lati. Una è la politica sul pubblico e una appunto l'inclusione nel momento performativo. Sono due punti su cui noi come regione teatrale ci interroghiamo abbastanza regolarmente. Per quanto riguarda le politiche sul pubblico, la domanda cosa ha funzionato, devo dire che faccio fatica in questo senso. Per avere una politica sul pubblico che funzioni bisognerebbe avere un'idea di pubblico molto molto matura. E rispetto al pubblico anche della prosa serale che noi abbiamo, quindi parlo in generale non solo sul pubblico dell'infanzia, queste politiche sul pubblico sono, almeno per quanto è la nostra esperienza, molto sbilanciate rispetto alla cattura e al mantenimento sulla sedia del pubblico, ma una vera ricerca, almeno per la nostra esperienza, una ricerca su che cosa è pubblico, su una differenziazione del pubblico, su una reale comprensione dei bisogni, io non posso portare per quanto mi riguarda qualcosa che abbia funzionato davvero. E quindi sento la mancanza di una reale discussione, bene il fatto che ci siano luoghi come questo, perché secondo me manca veramente una discussione su cosa è partecipazione, ma manca anche molto l'idea di pubblico. In particolare sull'infanzia, io per quanto possiamo dal nostro osservatorio vedere, è molto molto facile sbilanciarsi su una partecipazione che è appunto una cattura anche dei pubblici della scuola o dei pubblici delle famiglie, quindi anche su questo io sinceramente faccio fatica a immaginare qualcosa da poter portare come un esempio effettivamente che ha funzionato. Ci sono delle cose che noi facciamo, però abbiamo delle criticità abbastanza evidenti. Per quanto riguarda l'inclusione nel momento performativo, è una cosa che mi diverte molto a ragionare, perché io sono una persona che quando va a teatro detesta essere coinvolta e detesta che mi si chieda di partecipare. Io preferirei ascoltare e preferirei questo. Detto questo, che denuncio subito dal punto di vista di partenza, ultimamente ho fatto questa riflessione insieme alla Lucia sul teatro dell'infanzia, il fatto che sempre più spesso vedo spettacoli in cui al pubblico viene chiesto di partecipare
partecipare nel senso di dire dove va a finire la storia, cosa vorresti che facesse questa cosa, secondo te dove deve andare? Allora, io anche qui mi chiedo, ma se noi come adulti applichiamo anche alla costruzione di un mondo proposto a cui dissentire e lasciamo un vuoto rispetto a questa falsa idea, secondo me, di partecipazione, e quindi un'interrogazione continua, che non è chiedere la partecipazione, è interrogare. E devo dire che il pubblico dei giovani, in particolare quelli che vengono chiamati in tanti modi, quindi gli adolescenti, io sono sempre ammirata del fatto che rispondono. Cioè, rispondono, vuoi perché lo fanno perché sono a scuola, perché non alzano la mano, quindi se non rispondono prendono male, ma io penso che siano spontaneamente interrogati, rispondono, sono molto generoso. Però ecco, il fatto di chiedere a loro continuamente che cosa vuoi, dove vuoi andare, come si dice la storia, cosa faresti tu. Ecco, io sento adesso la mancanza di qualcuno che mi racconti una storia, che prenda una posizione, e quando tu hai preso una posizione onesta, io forse posso metterti da un'altra parte. Mi è piaciuto l'idea di cosa vuol dire partecipazione attiva. Io credo che non si può parlare di partecipazione, educazione alla partecipazione o educazione al dissenso. Credo che dovremmo fare un'educazione al pensiero critico soggettivo autonomo. E quindi, cioè, se tu sei un soggetto, poi ti posizioni. Il problema è che il problema, la criticità, quello che mi manca, quello che sento che mi manca spesso a teatro ultimamente, è che davanti non mi serve avere nessuno, quindi non riesco a posizionarmi, perché tutto il contrario di tutto, qualunque cosa va bene e io mi ritrovo a scegliere da sola. Allora, se lo sento io come adulto, mi chiedo con l'enciclopedia di esperienze che posso avere a 6, 9, 10, 12 o 16 anni, se non è abdicare un ruolo del teatro o dell'arte in generale. Grazie. Condivido le riflessioni che ha esposto Silvia e diciamo, riporto una esperienza di un progetto che abbiamo fatto di fronte a questa richiesta di partecipazione, di stimolare la partecipazione cosiddetta attiva da parte dei nostri fedeli, del comune con cui collaboriamo, con cui organizziamo la rassegna, che ci ha appunto dato questo incarico di sviluppare un progetto di partecipazione attiva rivolto agli adolescenti per permettere che partecipassero in un modo differente alle attività proposte, no? Ed è appunto, ci siamo trovati di fronte a questa richiesta complicatissima, perché poi è appunto stimolare la partecipazione attiva dall'esterno, dalla realtà in cui ti cali, diciamo, dall'alto, ti pone una serie di domande riguardo appunto a cosa vuole essere la partecipazione, a che cosa serva, quali sono gli obiettivi, come ti devi muovere, come devi relazionare. Quello che abbiamo pensato è di sviluppare un progetto, diciamo, un percorso di come dire, di stimolare degli elementi di natura critica, cioè sviluppare un laboratorio che dia degli strumenti per leggere la realtà in un modo critico, che potesse essere per loro, diventare per loro a loro volta uno strumento di scelta, di lettura, e poi appunto capire se questo potesse essere una cosa per loro interessante. Per cui era un laboratorio, un percorso che partiva dall'analisi di spettacoli, di film, di video, di musiche, accompagnate da un drammaturgo, da un attore, da un live designer, da un musicista, per cui quello stesso messaggio, quello stesso spettacolo, quello stesso elemento potesse essere visto da punti diversi e cercare di simulare la natura critica di questo, di quello che vuole di fronte agli occhi. E poi invitarli, condurli, diciamo, all'interno della nostra rassegna a partecipare a tutte le varie proposte che vengono fatte, relazione a quello che poteva più interessare a loro di quanto fosse in cartellone, e invitarli a fare questa cosa poi in modo autonomo, e quindi che potesse essere un seme, diciamo, uno strumento che loro potessero utilizzare. La natura
della realtà a 360 gradi, non soltanto di quella teatrale, ma partendo da quella teatrale come diciamo un po' summa di tutti quelli che possono essere i movimenti. Come progetto in sé è stato positivo, nel senso che i riscontri, la partecipazione poi autonoma dei ragazzi, che si sono forse sentiti protagonisti, poi è stata quindi interessante. Se questo possa essere diciamo poi un percorso da sviluppare o informare eccetera, è chiaro che in sede di un comune, in una struttura, quindi tutto incanalato, può avere veramente un tipo di funzionamento più semplice rispetto a svilupparlo nel nostro comune sono istituti. Però probabilmente questa lettura critica e questo dotare di strumenti di lettura può aiutare una partecipazione attiva delle istituzioni. Volevo aggiungere solo una cosa rispetto alle politiche sul pubblico. Da ente pubblico che rappresento, devo dire che ultimamente noto come l'urgenza sulla politica del pubblico è sì legata agli strumenti di lettura, okay? Ci sono questo tipo di visione sulla partecipazione. Ma a livello politico spesso mi trovo a dover creare qualcosa di prima, qualcosa che riguarda gli ambienti, accessibilità, fruibilità, tempi corretti per la fruizione. Cioè in realtà spesso anche il pubblico delle scuole non partecipa, sì per problemi culturali, educativi, perché deve allinearsi rispetto ai progetti, ma spesso sono cose molto più profonde, un teatro che non è sentito come riferimento per me, come territorio, una strada che non riesco a percorrere, un tempo che non è adeguato alla mia capacità di fruire, una proposta che non tiene conto del bisogno appunto di ambiente preparato per me. Nell'infanzia spesso ci troviamo a dover discutere con cose basilari, un teatro che si apre all'infanzia deve prima vederla e quindi deve dare dei servizi adeguati ai bisogni. Invece spesso il politico, al di là di aver deciso una rassegna per l'infanzia, aver fatto magari gli strumenti, le critiche, percorsi, in realtà quando tu gli chiedi semplicemente l'alzatina per dire o un'apertura del teatro in un altro momento perché ti serve in un altro momento, ecco, questo non è percepito. Oppure il fatto che i progetti dell'infanzia devono prima vedersi scorrere davanti tutti i progetti di tutte le altre fasce, perché ovviamente l'utilizzo di uno spazio come quello del teatro ha delle esigenze, per cui nella progettualità poi dei comuni o delle amministrazioni quei bisogni specifici non vengono minimamente integrati. Quindi partecipazione, sì, è vero che dobbiamo stimolare la partecipazione sicuramente, ma forse dovremmo creare tempi e ambienti per la partecipazione. E gli investimenti non sono solo in cultura, o meglio, è una cultura ben più vasta di quella che è legata alla visione dello spettacolo, ma è una cultura legata a che cos'è il teatro, come tempo e come spazio. Per teatro intendo anche cos'è una biblioteca, cos'è un museo, cos'è una piazza, perché spesso nei nostri lavori sull'accessibilità e la partecipazione riguardano la riqualificazione dei territori. Noi siamo un ente territoriale e ci ritroviamo in territori che devono ricostruire una comunità che fruisce di cultura indipendentemente con il mezzo, e si tratta di riqualificare degli spazi. Quindi un'altra mancanza che sento io è veramente una visione realmente di cos'è una comunità. Dopodiché dai dei servizi, il teatro fa la sua parte, ecco, sento meno la mancanza dell'azione degli artisti, nel senso che come dicevo prima, se per me se uno si posiziona, fa qualcosa di onesto, magari è sufficiente, no? Poi c'è tutto il contorno di operatori che dovrebbero stare accanto all'artista, dal direttore di sala all'usciere, all'assessore o a chi si occupa del pubblico tutti insieme, non c'è un soggetto solo, è una comunità che secondo me manca di qualche elemento. Ok, solo una cosa, vi ricordo i tempi, time? No, vai, no, che non arrivo ancora un po'. E dite il vostro nome prima, così tutti... Ok, Marta Galli. Teatro Depurato.
Milano. Allora, tre cose, diciamo, vabbè, sono stata chiamata, rispondo a questa chiamata, però tre ragionamenti su mille sollecitazioni che Maddalena ci ha messo sul campo e sono davvero, insomma, grossi temi. Uno, noi che lavoriamo nell'ambito del teatro ragazzi non possiamo non pensare al fatto che lavoriamo con un pubblico mediato, quindi che non è un pubblico che decide autonomamente di venire a teatro, ma è un pubblico che viene mediato dall'educatore, dal genitore, da chi lo porta fisicamente a teatro e sceglie per lui, peraltro. Quindi partiamo da una difficoltà in più, se vogliamo, no? Quindi la nostra politica di partecipazione deve sicuramente tenere conto del fatto che noi non dobbiamo convincere l'audience direttamente a partecipare, ma dobbiamo convincere il suo mediatore a portarlo a teatro. Allora, questo cosa vuol dire secondo me, almeno secondo quello che noi stiamo portando avanti come struttura e come politica sul nostro territorio? Stiamo cercando di chi forma il formatore, questa è la grande domanda, no? Cioè, come facciamo noi a dire agli insegnanti, ma anche ai genitori, agli educatori che hanno a che fare con i bambini, che è uno spettacolo giusto per la fascia d'età, che è uno spettacolo che porta avanti dei contenuti, delle poetiche, anche delle politiche, un impatto, no? Nei confronti dell'audience di riferimento corretto, o come facciamo a comunicare, come facciamo a formare il formatore? Allora, quello che noi ci stiamo cercando di portare avanti sono dei percorsi di formazione. Non ci siamo inventati niente, ovviamente c'è, insomma, Giorgio Testa che lo fa già da anni, però insomma stiamo cercando di creare un gruppo pilota di insegnanti che possa chiaramente parlare con i propri colleghi e partecipare direttamente alla visione degli spettacoli, guidati da artisti, registi, attori, le compagnie, in modo che possano, appunto, si diceva, sviluppare degli strumenti critici per leggere lo spettacolo teatrale, perché una cosa di cui anche si parlava ieri sera con Massimo, la cosa difficile è anche cercare di, appunto, dare gli strumenti agli insegnanti, agli educatori da passare ai bambini, da passare ai ragazzi. Uno, due. La partecipazione per noi non è tanto, anzi non è proprio, quella che avviene dal palcoscenico allo spettatore in quel momento della performance, ma è quella che viene prima, cioè, e qui mi collego anche alle politiche, cioè noi siamo convinti che ci sia un percorso da fare con i bambini, con i ragazzi, e ascoltarli soprattutto, per mettere in atto le poetiche, le politiche poi culturali che portano alla fine come ultimo il risultato finale la produzione dello spettacolo, cioè capire, noi trattiamo un audience, un pubblico che è in continuo mutamento, cioè bambini che oggi hanno 3 anni sono completamente diversi a quelli che avevano 3 anni solo 3 anni fa, no? Lo sappiamo benissimo. E dobbiamo continuamente metterci in gioco, continuamente metterci all'ascolto del pubblico per cercare di capire quali sono le reali esigenze, i reali linguaggi che loro utilizzano. Per gli adolescenti questo è palese, no? Cioè, se non parli il loro linguaggio crei subito un muro che non ti permette neanche di passare emozioni, contenuti, quello che vuoi. Quindi la partecipazione, che io vedo come fondamentale e importante, non è tanto nel momento dello spettacolo, io sono con Silvia, detesto essere tirato in mezzo, ma questo penso che sia molto comune agli operatori, forse un po' meno ai ragazzi, non lo so, e invece penso che sia prima della produzione. Terza e ultima cosa, devo rispondere a te, ma farò rispondere meglio dal regista dello spettacolo. Quello che posso dire, Massimo Navone, quello che posso dire è che in quel momento, purtroppo tu hai visto una replica in cui non c'erano i ragazzi, ma quello è un momento dello spettacolo dove l'interazione con il pubblico si sfonda la quarta parete, cioè un po' una bolla, quella del processo, in cui non è proprio esplicito questo coinvolgimento, nel senso che l'attrice in quel caso si rivolge direttamente al pubblico, quindi è un po' una parentesi all'interno dello spettacolo che invece rimane molto, come dire, staccato rispetto al pubblico. Scusami, sì. Would you like to answer to this, about this? Okay. Rispetto alla partecipazione attiva, lo stimolo del pensiero critico, questo racconto che faceva lei,
un ambiente teatrale che è plurale, diciamo, diversi soggetti intervengono all'interno di questo meccanismo per favorire anche i processi, eccetera. Come ti, tu come la vedi? Rispondi a questo, se vuoi intervenire. Yeah, I'll try. I might have misunderstood you, but picking up on what you had said and what everybody had said, you know, about getting active participation and encouraging, and how do we guide it and steer it. There's something you brought up. It's teachers and parents, because they're other people that have other perspectives and maybe motivations in actively encouraging this participation. And I wonder, does it sometimes clash? Like in moments where you're trying to achieve something in your production with participation, but the school, because they haven't communicated, or the teachers or parents are shushing when they should be participating, or if they're encouraging when they shouldn't be. Does that make sense? Yeah, you know, like, do you bring those into the conversation as well? The pedagogues, the teachers, the parents as well. At what point does that confuse it? Or at what point is it, are they on board with the participation as well? And I don't think I saw a rehearsal, I think I saw a show, but I understand. I think that one of the things that we are now talking about participation, especially when we're talking about institutions and policy making, is that we get lost in this bureaucratic perspective of participation. Does that really mean physical participation to enter the theater already adds value? I think the thing that you mentioned of you physically being involved in the performance, does that really add value? For me to clap and everything, I think the question is about engagement. Do we engage people in theater to care, especially to care? And then at the end, it goes to the value. What value do we want to do? And if we engage people to these values, then they will participate and do a lot of activities. Then teachers will participate, then children will participate. That's participation is already a result and effect of engagement. So I think don't get lost in this bureaucratic perspective that we need to count how many visitors came to the theater. I think this is a very dangerous path that we can look to America and see that, okay, we get awards for participation. What value does that add? I think that it doesn't add any value. It's the same. We can participate in a school class, but we never learn. Does that add value? No, we need engagement to learn. We need engagement to move forward in some kind of a direction. It could be all values that you can imagine. So that was my main thoughts about it. Sì, beh, no, sono molto d'accordo, infatti la cosa che tendenzialmente cerchiamo di far passare per esempio alle insegnanti è proprio che portare a teatro i bambini, le classi, è già di per sé un valore, al di là dello spettacolo che loro vedranno, quindi staccarsi dai contenuti didattici che loro cercano sempre comunque all'interno dello spettacolo, che è già l'esperienza di venire a teatro un valore, al di là di quello che poi verranno a vedere. Primo. Secondo, la cosa che volevo dire è, tu dici giustamente non infilarsi nella questione burocratica di quanti spettatori ci sono a teatro, però noi siamo anche, dobbiamo sottostare a delle regole che il Ministero ci dà, dove invece questi valori sono molto importanti, anche insieme ad altre cose, ovviamente c'è anche un giudizio qualitativo sul progetto artistico della struttura, però non possiamo dimenticare che noi dobbiamo fare occupancy, che noi dobbiamo portare il pubblico a teatro e che questo è un valore che ci giudicano. Ultimissima cosa, sempre legata a questa parte del Ministero, i processi, come dicevo prima, giusto, no, scusate, poi i processi sono lunghi, i processi di formazione, i processi di partecipazione prima, di coinvolgimento, di lavoro nelle classi, per capire che tipo di spettacolo vuoi portare avanti, cosa davvero per ascoltare il tuo pubblico, e questi sono processi lunghi,
che spesso non riescono ad avere una sostenibilità economica, perché quello che ti viene in realtà poi sostenuto è il risultato finale, ma il risultato finale per noi vuol dire lunghi processi per arrivarci, tutto questo tempo è un tempo per noi fondamentale che purtroppo a volte non è sostenuto economicamente. Donatella, poi, visto che si è parlato di numeri di ministero, vuoi venire anche tu? E nel frattempo abbiamo la parola. Vado via. Sì, almeno ci presentate. You can answer and wait for Donatella and poi. Just a small follow-up. Of course, you need money to theater, of course, you need to follow rules. But I think that participation shouldn't be to cover bad performances. We should actually look on the engagement, starting being honest with ourselves for what performances we make. I know that it's a really tough work. I know what it means to be in a state public theater with all these bureaucracies. I represent the Vilnius State Puppet Theater, which we already have these links with this, but I think that's the most important thing is just not to get lost and see which value on we are focusing on. Of course it needs time, it needs money, but first we need to have the reasons why we are doing it. So it's just solo alle richieste della burocrazia italiana questo aspetto legato alla quantità, ma anche che appartiene un po' a tutti coloro che in qualche modo, anche in altri paesi, no, cercano di equilibrare l'esigenza di allargare, di estendere quantitativamente il numero degli spettatori insieme alla qualità dei progetti artistici. Le nostre regole cercano di bilanciare entrambi i due aspetti e come chi fa tanto ragazzi fare lo sa, insomma, si chiedono, uno dei fenomeni su cui andiamo a valutare è anche quello delle strategie che vengono elaborate nei confronti di quello che viene chiamato pubblico. E in queste strategie c'è tutto, c'è tanto, non solo la quantità, ma per l'appunto come, no? E con quali strumenti, e per questo si dà anche un sostegno finanziario a chi lavora. Come, con quali strumenti? Io devo dire, ho sentito cose molto interessanti, penso che sicuramente, per dire due o tre, sicuramente quando si parla appunto di momenti partecipativi, il momento partecipativo ha a che fare con un processo, non può mai arrivare solo alla fine, perché se arriva alla fine può determinare quei meccanismi che diceva prima Silvia, inevitabilmente, che credo, come dire, ripropongano, se vogliamo, dei conformismi piuttosto che scardinare dei conformismi, che forse è ciò che invece una missione come quella di proporre la creatività, l'arte ai più giovani, all'infanzia o come deve avere come uno degli obiettivi principali, cioè scardinare i conformismi, scardinare gli stereotipi, scardinare ciò che appunto è già conosciuto e quindi creare il senso che diceva prima Maddalena, il senso è il pensiero politico, è un elemento fondamentale del pensiero politico. Questo sta agli artisti. Gli artisti è chi elabora dei progetti collegati a delle comunità, a un territorio, a chi ha avuto lavoro, il coraggio di parlare instaurando dei processi partecipativi che sono le relazioni. La partecipazione non può prescindere dalla relazione. E questo, su questo, il tema della relazione, credo che siamo tutti, ci mettono anche il ministero come i fondi, perché è necessario, soprattutto appunto quando si guarda al futuro, e avere a che fare con rispetto della spalla, non per farlo bene, molto brutto, quindi ecco, voglio dire, creare delle relazioni vuol dire avere la consapevolezza
che la questione è molto complessa e quindi, come dire, ha a che fare con una molteplicità, con una varietà di fattori. Quando dico questo, voglio dire diverse, per esempio per quanto riguarda noi diverse amministrazioni. La prima è quella dell'istruzione, evidente, ma non è la sola, e per quanto riguarda chi agisce sui territori, vari agenti, attori, attenti sono appunto a quelli che sono i contesti, chiamiamoli l'infanzia, l'evoluzione. Io penso che l'infanzia ci può dire molto, moltissimo, e che non dobbiamo mai dare per scontato di aver conosciuto ciò che ci può raccontare, anche quando non lo esprime immediatamente. Ma qua il discorso si fa veramente molto molto lungo, abbiamo 15 secondi, insomma, grazie. Allora, tanto vi ricordo, presentatevi, Donatella Ferrante, Ministero, Marta Gallura, infatti, prego. Io sono Carlo Ciallo Capelli, sono un compositore e sono uno forse dei pochi musicisti che ha dedicato quasi tutta la sua carriera al teatro, quindi non a fare concerti. Fino adesso ho scritto più o meno 130 spettacoli e volevo parlare non di partecipazione, come modo di portare il pubblico a teatro, ma della partecipazione del pubblico allo spettacolo. Ho notato che in Inghilterra c'è questa tradizione della pantomime, che è una specie di spettacolo rituale che è molto utile ai bambini per sapere come ci si comporta a teatro. Che cos'è il teatro e quali sono gli spazi dedicati al pubblico nel teatro. Quindi c'è uno spettacolo rituale che io ho spesso anche adoperato negli spettacoli di circo teatro che ho scritto. Cioè quando si chiede, si dice qui voglio l'applauso, è un rito, cioè c'è una liturgia in cui i musicisti, gli attori fanno la loro parte e il pubblico che riceve fa la sua parte, applaudendo o anche dissentendo. Questo è quello che si deve pensare, che si possa anche dissentire al teatro. Poi vi farò una domanda, cioè vi chiederò quanti di voi hanno dissentito qualche volta a teatro. Io sono un dissidente nato, l'avete già capito, e ho dissentito parecchie volte, con atti anche giustamente di senso, tipo a vedere il conto per favore, ecco, così, quindi questo magari lo chiedo dopo. Quindi esiste un teatro rituale, è un teatro invece più partecipato, dove il pubblico è chiamato a compiere delle azioni, non tanto a dire Yeah, sei io, oh! No, questo è un rituale di tipo diverso, un tipo di rituale che è stato introdotto ultimamente, che forse non c'era a teatro, forse c'era, non so. Io faccio parte di un teatro che si chiama Ringo Theatre, che fa spettacoli solo nel Regno Unito e in Irlanda. E facciamo spettacoli con bambini molto piccoli e tutti questi bambini molto piccoli sono chiamati sempre a compiere delle azioni semplici, mettere un fiore in un albero piuttosto che agitare uno strumento, insomma diventano parte integrante dello spettacolo, diventano le foglie che si muovono. E nella mia esperienza abbiamo anche lavorato con 400 bambini in spettacoli di piazza più complicati, però sempre con questa idea che la partecipazione viene dall'azione. Azione. Ma rispetto a quello che diceva Maddalena all'inizio, quanto questa cosa influenza il processo creativo?
Beh, in questo caso è assolutamente pensata, perché diventa, nella scrittura drammaturgica, diventa essenziale che poi i bambini vengano e vengano portati. Quindi è assolutamente scritto che sia così. E quindi bisogna sempre calcolare il tempo in cui questa azione si svolge, un tempo per ritornare ad una situazione iniziale, eccetera. No? Quindi questo è assolutamente questo è scritto. Quindi partecipazione in questo caso, però partecipazione attiva sì o no? Nel senso che all'inizio del discorso hai fatto un ragionamento più in generale, sì. No? Quindi dove si schierano, dove ti costa? Da una parte o dall'altra? No, non c'è parte, in realtà non c'è parte all'altra, cioè anche lo spettacolo rituale, cioè dove l'assemblea risponde applaudendo, dissentendo, è comunque è già una partecipazione, però è una partecipazione di tipo rituale, cioè che dovrebbe essere. Qualcun altro vuole rispondere a questa cosa? Sì, però perché il tempo è velocissimo. Io credo che il teatro è partecipazione, quindi io sono assolutamente un fautore della partecipazione totale, però per citare una frase famosa di Giorgio Gaber, partecipazione è libertà, cioè libertà è partecipazione, quindi bisogna essere liberi di partecipare, non deve diventare una costrizione. No? Nel processo di creazione, per agganciarmi alla domanda precedente, questo elemento è fondamentale, cioè non è un elemento accessorio, non è qualcosa che può essere aggiunto o aggregato come un ingrediente, no? Fonda il pensiero comunicativo e fonda la drammaturgia. La questione importante è che ogni volta la qualità e la modalità della partecipazione va assolutamente rifondata, cioè perché ogni spettacolo è un'esperienza unica a sé, no? E bisogna tener conto del destinatario e del contesto e degli artisti che lo producono. Quindi non c'è possibilità di ricreare due volte, secondo me, una medesima qualità di partecipazione. Per esempio nel rapporto con Dario Fo, lui insisteva tantissimo sulle introduzioni, no? Per lui era fondamentale l'introduzione, perché il pubblico doveva essere messo alla pari, no? Degli artisti, in quanto a conoscenza di tutti gli elementi del contesto dello spettacolo. Infatti, quando abbiamo fatto Storia di Q al Piccolo Teatro, lui veniva tutte le sere e faceva una presentazione che a volte era più lunga dello spettacolo, ma aveva, no, una funzione molto molto precisa, no? E ho fatto delle altre cose in cui si credeva un'interazione del pubblico. Certo. Un esempio, la domanda iniziale era che cosa funziona, esempi, diciamo, perché voi state parlando prevalentemente di fisicità, quindi qualcosa di positivo, qualcosa che ha funzionato, un modello, un esempio pratico, sì. Positivo, perché è sempre quello che manca. Io credo che ogni cosa, appunto, va rifondata in maniera specifica. L'esempio, per esempio, che posso fare, io ho fatto uno spettacolo ispirato a un romanzo di Jack London, La peste scarlatta, che racconta una catastrofe umanitaria dovuta a un'epidemia che decima la popolazione del mondo in pochi mesi. Quindi la popolazione si ritrova ridotta a pochi elementi, a pochi individui che devono reinventarsi la civiltà da zero, non essendo più in grado di ricreare la tecnologia, eccetera. Quando l'abbiamo fatto con i ragazzi, questo tipo di richiesta di partecipazione, noi chiedevamo che cosa fareste voi se capitasse una cosa di questo tipo in questo momento, ha prodotto dei risultati straordinari, cioè è stato un meccanismo di sollecitazione drammaturgica che ha prodotto in termini di qualità, sì, perché lo spettacolo era veramente qualcosa di unico e irripetibile. No? E in questo caso, secondo me, è una dimostrazione che la platea fa, diciamo, la differenza. Però non è detto che sia sempre così. Questo, no? È questo che, proprio perché sennò ci si appoggia a delle formule che sono. Sì, qualcosa di positivo. Io dico semplicemente, quando è teatro vero, funziona, non c'è storia. Quando andiamo a cercare delle altre modalità di relazione, ma non funziona più. E poi sempre dicendo, riferendomi un po' a quello che è stato detto, sia quello che ha detto Silvia, sia quello che ha detto Donatella, ma anche Marta,
E partecipazione, secondo la mia esperienza, che funziona, è una cosa che costruisce un processo, come dicevano tutti prima, però un processo in cui ognuno è consapevole del suo ruolo, l'artista fa l'artista, l'insegnante fa l'insegnante e non sceglie gli spettacoli, l'operatore si prende la responsabilità del suo lavoro e lo mette a disposizione. Il circolo virtuoso che si crea in questa situazione è trovare una relazione in questa cosa, appunto, però devono essere chiari i ruoli di ognuno. Questo... Sì, questo funziona secondo te? Sì, questo funziona, da noi funziona, nel senso, è difficilissimo, nel senso che devi costruire relazioni. Una domanda, perché sarebbe molto interessante per me capire, ovviamente, perché poi è difficile anche quest'anno, dove si fa la differenza? Dove si fa la differenza? Cioè, qua cosa che tu parlavi di possibilità, di lavoro fuori, benissimo. Quali sono gli strumenti, se mai sono stati utilizzati, per poter far emergere la differenza del prima e del dopo? Su, come dire, una platea, che può essere una platea in quel momento dello spettacolo, può essere una platea, come dire, di lunga durata, un processo non ha importanza ora, ma dov'è descritto? Grazie. Puoi rispondere? Sì, mi aggancio, nel senso che ho un buon esempio virtuoso da portare, e la differenza si fa in un momento preciso, si fa nel dopo, perché nel prima, giustamente si diceva, le competenze sono dei docenti che parlano e che insomma introducono quello che sarà poi lo spettacolo e i contenuti. Il durante è l'atto performativo, sono gli attori, i musicisti, i tecnici, tutto quello che si può fare al meglio, no? A volte viene bene, a volte viene benissimo. Ma al momento decisivo è il dopo, perché si è creato un pubblico di ragazzi, si è cercato di fare, no? Di fare cadere la magia del teatro. Ma al momento vero è il dopo, cioè finisce lo spettacolo, in quel momento si è ancora tutti testimoni di un qualcosa che è accaduto. E quindi dare spazio, aprire una finestra. Oggi nelle nostre due repliche di Storia del Cubo mi è mancato, perché proprio perché eravamo all'interno di un contenitore di un festival per ragazzi. Sì, sì, dentro lo spettacolo, anche perché c'era stato proposto, poi ci sono state delle contingenze tecniche che non hanno permesso di avere un incontro con il pubblico, in inglese, in francese, in italiano, ragazzi, insomma, operatori e tutto. Perché quello è davvero il momento in cui ci si restituisce qualcosa che è quello che in questo momento sta dando importanza. Cioè siamo qui, ci guardiamo negli occhi, ci ascoltiamo e abbiamo qualcosa di... qualcosa che va, qualcosa che torna. E dico... la cosa che funziona, e lo dico per me, perché io sono qui e sono molto contento di essere qui e vi ringrazio per tutte le cose preziose che state dicendo, me sto scrivendo, le sto registrando, e che sono qui proprio perché la mia maestra elementare mi ha portato tante volte a vedere gli spettacoli per teatro. E io, purtroppo sono tanti spettacoli che non ricordo, sono un po' nebbiosi, un po' fumosi, ma io mi ricordo piccolino a Teatro San Fedele di Milano con la mia manina alzata, che avevo una domanda importante da fare, e la mia maestra che viene da me e mi dice, ma che bello, e io questi attori che avevo appena visto che erano enormi, perché erano, non so, avevano appena fatto vivere un viaggio, una storia, ho potuto fare la mia domandina, che non ricordo la risposta, ma ricordo l'esperienza. E vi inviterei a non sottovalutare un'ultima cosa. Il processo creativo dove si svolge? Si svolge dopo, perché dopo che lo studente, il ragazzo, il bambino, l'adolescente, esce da questo... sua fase di pubblico, no? E torna ad essere se stesso, ragazzo, appunto. La sua fase creativa comincia proprio lì, perché mentre torna a casa ci pensa, va a casa e ci pensa. Decide cosa fare nel futuro della propria vita e magari, come è successo a me, decide di dedicare la propria vita a questo. Non lo so, non lo so. Però anche tu ci sei caduta dalla vita, sai? Quindi... Allora, parlo come Cristina Cazzola, direttrice artistica di Segno d'Infanzia, e io non sono d'accordo con niente, porcaccia miseriaccia, lo dico proprio in francese. Allora, io sulla partecipazione, no, sono d'accordo che di spostare l'attenzione anche sul dopo, questo sono d'accordissimo, e che tanta parte della partecipazione, tanta parte interessante della partecipazione è nel dopo. Ma io, per esempio, dopo le chiacchiere, subito dopo lo spettacolo, le trovo più violente di quelli che mi fanno partecipare durante lo spettacolo facendo le domande. Io, dopo lo spettacolo,
spettacolo è come quando tu hai fatto un bel sogno e suona la sveglia e la sbatteresti contro il muro, perché io sono ancora dentro lo spettacolo. E infatti è per quello che a Semi in Verità ve l'abbiamo proposto, perché sappiamo che, però dall'altra parte cioè non ho la risposta, nel senso che come artista so che quell'incontro col pubblico è preziosissimo, perché quel dopo che viene anche in reazione di questa sveglia violenta, no? Tornare alla realtà è un momento prezioso di incontro. Quindi in verità non ce l'ho la risposta, infatti chiudo così sono veloce rispetto. In verità credo che non ci sia una formula, ed è per questo che per esempio a Semi abbiamo gli spuntini critici, che sono un punto di incontro che è dopo la colazione, no? Dopo che ti è passato un po' di tempo, quando ti è sceso il sogno, quando ti è scesa l'esperienza che hai fatto, vedi cosa ti resta, cosa non ti resta. Sovente mi è successo di uscire da uno spettacolo dicendo no, e poi ci continuo a pensare. Poi quello spettacolo magari alla fine lo programmo anche, perché in effetti quel fastidio era legato al fatto che mi aveva toccato qualcosa e io però se mi avessero fatto parlare subito dopo, non, ok, no, chiudo. Quindi per fare sintesi, quello che io sento tornando al teatro per le nuove generazioni, che è un po' la differenza che secondo me ci dobbiamo condividere per anche rinforzare nella consapevolezza, è che in verità nel teatro ragazzi abbiamo questa possibilità di fare tutti questi esperimenti. Cioè questo dopo, o questo forse prima, o questo dopo subito dopo, questo dopo dopo un po' di tempo, questo dopo in classe per esempio con voi, questo stare nella domanda è un po' il nostro grande potenziale. Con voi per esempio è successo questo fattaccio stamattina a scuola, bla bla bla, e io mi avevo in mente, ho detto ma io alla prof gli dico che facciamo una Skype call, e quindi adesso stiamo arrangiando una Skype call che loro parlano in classe. Questa capacità di mettersi nella modalità esco da una formula che è già fatta, ecco, questo per me è la cosa che credo sia in qualche modo una delle peculiarità del teatro per le nuove generazioni, perché la nostra relazione con i mediatori è sempre mobile ed è dinamica. Okay. Io sono Fabio Salari, regista di Copernico Non ci credeva. Allora io porto un'esperienza bellissima, e noi facciamo questo spettacolo fatto stamattina appunto davanti a 200 ragazzi, quindi prima di tutto è stata una grande sfida, soprattutto per Andrea, mettersi in confronto diretto con una platea di scuole medie superiori, ma questo dico perché né io né lui, penso, io non nasco come regista di teatro ragazzi, non so neanche dove si finisca al confine questa cosa, però noi facciamo uno spettacolo totalmente che parla di scienza. Di scienza noi non ci capiamo niente, principalmente. Lo spettacolo lo dice, dice la matematica è scritta per i matematici e solo i matematici possono leggerla. No? Allora c'è un costante conflitto anche nostro nel cercare di capire quello che sta facendo. E per noi la partecipazione c'è tutta una prima parte che è proprio dedicata a un sistema di scatole per cui tu porti i ragazzi a capire determinati concetti che noi non capiamo. Cioè noi parliamo di verità, verità scientifica, verità assoluta, tiriamo fuori dei concetti molto complessi e cerchiamo di spiegarli, ma perché come? È la stessa spiegazione che noi cerchiamo. Cioè usate la parte solo loro per fare la stessa lezione. Per fare la stessa di queste cose. E devo dire che alla base di questo in realtà c'è quasi un atto di fiducia nel fatto che davanti ai ragazzi di scuole medie e superiori non sai mai, sono temi molto complessi. E non sai mai se potranno capire, ma non è tanto che potranno capire, il discorso è se l'avessero fatto a me un discorso del genere, mi sarei interessato, e quindi ogni volta noi diciamo, cavolo, proviamoci, no? Proviamo a metterci una roba che a noi adesso ci incuriosisce la vista, proviamo a provocare lo stesso processo che ha incuriosito noi a portare la roba. Poi io, a un certo punto usiamo anche tanto, perché leggiamo una parte di Copernico che è scritta da lui, è complesso, dipende tutto il rapporto che hai creato con i ragazzi, però è quando si dice giusto e sbagliato la partecipazione, non so dire, però secondo me fa parte di come costruisci un processo di creazione. Il valore aggiunto sta che il valore aggiunto che io quando ho sentito queste
teorie, no? Di cui noi parliamo, legate alla ricerca della verità, alla costruzione di un processo scientifico, per me è stato alla fine di una spiegazione di wow, ho capito una cosa, no? Quindi è ricreare quella cosa, ah cavolo, ho capito una cosa che prima non avevo capito, e banalissima ma l'ho capita. Questo è stato il sono nella vostra gamina, vengo da Torino, in realtà non sono organizzatrice, sono un'attrice e autrice, quindi parlo della creazione del pensiero e degli spettacoli. Sì. 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 Prima, assolutamente prima. Volevo portare un esempio concreto. Sì. Ok, allora, vabbè. Allora, abbiamo fatto un percorso di decentramento del pensiero creativo, cioè non creiamo gli spettacoli debutto di solito alla Casa del Teatro, non conoscere gli attori, eccetera, ma creiamo gli spettacoli in luoghi dove non conoscono la Casa del Teatro, cioè in scuole, in case del quartiere, piuttosto che in laboratori, completamente periferici. Abbiamo un zoccolo duro di insegnanti che si fanno tramite con altri insegnanti, come se fossero dei portavoce, e abbiamo un gruppo di ragazzini per ogni classe, per ogni scuola, parlo di medie, parlo di, poi di licei, ma nel 2012 l'abbiamo fatto anche con gli elementari, che fanno i cosiddetti quaderni teatrali, cioè vengono a vedere step by step tutte le prove, a partire dalla prima lettura, dove il testo cambierà tantissimo fino alla fine, e fanno delle specie di critiche teatrali, chiaramente a seconda dell'età. Dopodiché questi diventano delle specie di quaderni teatrali, loro hanno degli appuntamenti con i loro compagni, li leggono, sempre in collaborazione con quegli insegnanti super preparati, e addirittura per coinvolgere poi i genitori nell'aspetto anche di della step creativo, appendono sul frigorifero la propria critica teatrale con la data del debutto del mio spettacolo. Quindi quando io debutto lo spettacolo ci sono tutte quelle classi con tutti quelli gli insegnanti che hanno partecipato, con tutti i genitori che hanno preso il loro frigo il quaderno teatrale con la critica del loro figlio. Questa cosa ha funzionato fin dal 2012, mi ha permesso dal punto di vista invece creativo, questo dal punto di vista della partecipazione del pubblico, mentre dal punto di vista della creazione, faccio un esempio pratico, ho raccontato Scampia, Giuno, Maddaloni, che magari qualcuno conoscerà, mettendo delle musiche create da un mio musicista che uso da tanti anni. Nella fase creativa un ragazzino mi ha alzato la mano, mi ha detto posso farti sentire una cosa su YouTube, e mi ha messo il rap, che io non è che amassi moltissimo, però mi ha suggerito quella roba lì. Ora lo spettacolo funziona con la fascetta lì, perché io uso tutto quel linguaggio di musicale che loro riconoscono e che io manco conoscevo, perché non può entrare. Quindi anche nella fase, diciamo, creativa mia, mi è stata utilissima questa cosa di uscire dalla mia zona comfort musicale e teatrale e di andare con loro. Prima, durante e dopo dipende ovviamente dai ruoli che ciascuno svolge, ognuno dà, come dire, le proprie priorità, la propria attenzione, la propria intelligenza, insomma, però è anche vero che c'è bisogno che qualcuno lo tenga il filo rosso del prima, durante e dopo. Ed è importante perché, per esempio, beh, sicuramente, come dire, chi ha la responsabilità progettuale di un intero progetto, chi ha delle responsabilità istituzionali. Questo, anche perché per esempio fare, come dire, e sicuramente c'è bisogno della mediazione, no? Del ruolo dei mediatori, in questo senso teatro e scuola sono i principali, no? Delle agenti, chiamiamoli insomma per parlare dei grandi, diciamo, dei grandi momenti. E a questo punto, come dire, per esempio, riflettevo come è molto difficile trovare il modo di lavorare, una cosa difficilissima, no? Che come si fa se non attraverso, se vogliamo, dei progetti specifici dove diverse professionalità convergono, no? E i mediatori prendono una parola in proposito. Ma c'è molto da dire, il bambino che alza la mano, sì, può alzare la mano, no? Ma ci sono tanti bambini che la mano non l'hanno alzata, certo, e che sicuramente però sono stati colpiti quanto te, o altri che si sono avviati, certo. Ecco, quindi il dopo è anche capire questo. Sì. No, non puoi, io non arrivo a te, no. Dico solo ancora due cose velocissime. Una, che davvero vorrei che uscissimo tutti da questa sala con, insomma,
tante parole preziose, ma ritorno a quello che ha detto Massimo, è davvero la libertà, cioè nel senso, ogni tanto sento insinuarsi una modalità coercitiva di cui non so quanta consapevolezza ci sia, nel senso è vero che istituzioni, docenti, gli spazi, tutto, ma dobbiamo lasciare la libertà del singolo, dell'individuo, noi gli buttiamo un seme, germinerà, non germinerà, noi potremmo aver fatto il miglior lavoro del mondo, ma non per questo avrà più chance o meno chance. E questa è la vera fiducia creativa che noi dobbiamo avere, nel nostro gesto, fatto in questo senso. Io volevo dire che non per forza quel momento deve essere obbligato, ma deve essere una possibilità offerta. E uno può sentirsi libero di uscire, di restare, di alzare la mano, di non alzare la mano, lo pensa, non c'è più, di non alzare la mano, ma deve essere quello. Ripeto, e poi mi alzo e me ne vado, e grazie per avermi ascoltato. Va bene, qualcuno ha detto fuori. Deve sentire che qualcuno si è occupato del dopo. Perché davvero tutto quello che viene fatto dietro le quinte, anche questa discussione di cui i bambini non vedranno mai, non sapranno mai che è accaduta, ma ci sarà e ci sarà solo davvero nel momento in cui qualcuno si sarà fermato lì a dire ok, non è perché adesso ho finito e tra poco devo tornare ai miei altri impegni, ma sono qui per ascoltare se hai qualcosa da dire, per confrontare, per dire hai una domanda, non ce l'hai, ma non importa, però ero qui, io ero. Irrompo un attimo, sono arrivata da poco, quindi magari si sentirà. Allora, premesso che sono d'accordo con la cazzola, questo della serie, non mi toccate, voglio fare il pubblico, non mi rompete, non voglio partecipare, non voglio dire niente, però questa è una battuta. Ma io credo che per chi fa teatro ragazzi, in questo momento tra l'altro, può essere un'occasione quella invece di confrontarsi col pubblico, perché sicuramente è un osservatore privilegiato, no? Capire cosa sta succedendo adesso. Ci stiamo ragionando anche noi come istituzioni su come il mondo dello spettacolo in genere si rapporti alle nuove generazioni, a questo mondo che è cambiato, a questi strumenti, a questi linguaggi che sono diversi, e quindi come, senza dire che io sono contraria assolutamente nel dire che il linguaggio si deve adeguare, no, c'è la prosa, c'è la musica, c'è la danza, cioè i linguaggi cosiddetti tradizionali devono ancora vivere, ma come raggiungiamo questo pubblico che comunque ha un modo diverso di rapportarsi a tutto? Io proprio stamattina leggevo sul Corriere che ci sono anche gli influencer per quanto riguarda i romanzi, bastano tre righe su Instagram o la storia e ammazzano un romanzo o fanno vivere un romanzo, per dire, questo accade anche per tutto il resto. Quindi credo che la partecipazione, credo fino a un certo punto che serva al processo creativo, non lo so, ascoltare sicuramente, però è fondamentale in questo momento ascoltare, capire, perché come dire, è un lavoro delicato quello che fa chi si occupa di teatro ragazzi, è catturare un interesse che poi sfocia, come dire, in uno sviluppo sociale e partecipativo, e quindi non so come, anche se io non vorrei partecipare, anche se scherzo, sono fortunati quelli che hanno potuto andare a teatro e alzare la manina. Io ricordavo questa mattina che per noi era difficile, per quella nostra epoca, se non ti organizzavi non andare a teatro. Non era così scontato che portassero le scuole a teatro. Quindi credo che sia importante confrontarsi. Sono Maria Giulia Campioli, Teatro al Quadrato della provincia di Udine.
sposto un attimo l'attenzione su un altro tipo di partecipazione, perché non potrei aggiungere più di quello che già è stato detto, secondo me, sul pubblico e sull'audience engagement. Da organizzatrice di festival credo che sia importante la partecipazione anche dei colleghi nello stare nella domanda, diceva prima Lucia, no? Il fatto di essere qui oggi a porci queste domande, io non credo che usciremo da qua con delle risposte particolarmente diverse rispetto a quelle che già portavamo dentro di noi quando siamo usciti dalla porta, però sicuramente è importante essere qui insieme a ragionarci sopra. Credo come artista che sia importante anche prendersi questi momenti e starci dentro e partecipare a un processo che non è solo un processo creativo, in cui magari ognuno lo fa nelle sue stanze, anche rapportandosi con il pubblico, attraverso i laboratori, attraverso tante esperienze del prima, ma poi anche una riflessione che viene fatta durante e dopo con i colleghi. E il fatto di potersi confrontare in una maniera serena e sincera su che cosa stiamo cercando, dove vogliamo andare come mondo del teatro ragazzi, quali sono le domande che ci poniamo nel momento in cui cominciamo un processo artistico, produttivo, organizzativo, e per me è molto importante, credo che dovremmo tutti prenderci questi tempi ed esortarci vicendevolmente ad essere qui oggi e in tutti gli altri contesti che ci vengono offerti, perché davvero si può crescere anche solo pensando a questo, cioè partecipando noi per primi a questi momenti. Quindi ecco. Però rispetto a pratiche e modelli che guardo il teatro per ragazzi, secondo te, in due parole, che cosa potrebbe essere fatto meglio sempre in termini di partecipazione? Cosa si potrebbe migliorare? Sempre riguardo la partecipazione tra colleghi. Sì, no, cioè appunto in generale. Anche in generale. Cioè la parola partecipazione, tanto ragazzi, cosa secondo te si può provare? Cosa, ma anche cosa potrebbe essere migliorato? Ok, credo che la cosa che potremmo provare a migliorare è fare dei programmi che tengano conto dei numeri, delle economie, di chi sono i nostri mediatori di riferimento e poi però provare prima di tutto ad avere un pensiero sui bambini o sui ragazzi o sugli adolescenti che sia un po' più ampio, perché secondo me se no il rischio, forse quello che diceva anche Maddalena, è che con questa idea dell'audience engagement, di andare a cercare il pubblico, poi però lo vai a cercare e per portarlo a teatro banalmente abbassi, secondo me abbassi il livello, spesso non sempre per fortuna, però a volte davvero cerchi di parlare la loro lingua, ma che è una lingua che non è stata pensata nella tua testa prima, ma è semplicemente mi adatto un po' per farmi capire e così loro vengono e mi ascoltano. Secondo me vorrei essere più positiva, ma in questo momento vedo che in tanti abbassano il linguaggio e la prospettiva artistica per andare incontro al pubblico pur di portarlo. La tentazione c'è, la tentazione c'è, ci sono cascata io in alcune prove e mi rendevo conto di usare dei ritmi molto veloci perché non sono abituati alla velocità e quindi da artista mi veniva da fare meno pause e di andare sul linguaggio che conoscono loro. Adesso ho fatto il contrario, cioè mi sono fermata un attimo, sono d'accordo con lei, cioè vado in controcorrente perché voglio che loro ascoltino, se loro vanno veloci io vado più lenta e infatti l'ultimo spettacolo vado più lenta di solito. Invece questo è il tema della qualità. Della qualità cioè, invece è invece secondo me ai modelli, agli strumenti proprio di coinvolgimento rispetto a questo, ci sono delle, anche rispetto alla tua esperienza o come quello che raccontato prima, ci sono degli strumenti proprio operativi pratici che secondo me potrebbero essere più efficaci, potrebbero essere utilizzati meglio, ti senti in quanto qualcosa, vorresti farlo in una maniera più forte, in modo tale da anche consolidare una relazione, insomma, dal punto di vista proprio pratico. Ma senz'altro coinvolgere di più gli enti locali, nel senso okay, che quello che è mancato almeno dalla nostra esperienza è che c'era un accordo di insegnanti, genitori, di scuole sul territorio periferico, decentrato, è mancata la volontà, forse perché anche gli insegnanti magari non hanno tempo, non lo so, di sedersi con il tavolo, con gli enti, cioè qualcuno che era la signora prima che diceva qualcuno che tenga il filo rosso di tutto quanto, a noi è mancato il filo rosso, qualcuno che tenesse il filo rosso di tutto quanto, ecco, è mancato il cappello. Ok, anche tu, anche la stessa cosa, cosa manca proprio sulle pratiche anche? No, sulle pratiche
mi spiace, no, di parere, però sono sulla, no, nel senso, non è, mi occupo di scrivere, di dirigere, quindi è giusto anche quello. No, la prospettiva, quella invece artistica, sono molto d'accordo sul, che sia molto interessante per i ragazzi, comunque, chiamiamola, che ci sia comunque un po' di scomodità nel, cioè non bisogna per forza accogliere qualcosa, anzi molte volte c'è la fiducia sempre che stiano crescendo con gli anni, che l'essere umano si evolve, loro siano sempre più sgamati di anno in anno, con le generazioni che vogliono, evolvono. E che secondo me appunto il linguaggio alto, provocare un linguaggio diverso, che sia anche che noi quotidianamente non siamo abituati, perché non è che ne parliamo da come dovremmo parlare, no? Però imporci queste cose, passare queste cose con energia, non con, secondo me è un passo, anche perché l'arma principale che ci abbiamo a teatro sono gli attori. In Italia ci sono degli attori bravissimi che sanno fare delle cose incredibili, che sanno trasmettere questi valori anche attraverso non delle banalità. Quindi questo. Sì, però c'è la scomodità. Sì, poi ti chiedo anche, sì, parlai, e poi ti chiedo anche due parole, cioè due proprio due, nel senso una e due per essere essenziali per poter fare questo tema, diciamo. Molto difficile. Secondo me è importante per noi artisti andare a vedere gli altri, lasciarsi invadere dalle idee degli altri, creare possibilità di collaborazione, co-produzione, contaminazione, tutte queste belle parole che sono tanto sbandierate ma che poi è difficile fare davvero, perché è difficile mettersi in discussione, e invece secondo me è fondamentale per rimanere partecipativi noi per prime, non chiuderci nelle nostre cose già viste, già dette, già fatte. Due parole sono... Ma davvero non devo dirti due parole? Sono... Vabbè, allora sarò forse banale. Ascolto e apertura. Sì. Secondo me quello che sta accadendo adesso rispetto a chi si è qua con ragazzi negli anni 70, che prima c'è un allineamento culturale anche con gli docenti, c'era più era più facile, tutti erano più allineati e condividevano un percorso. Adesso purtroppo quello che sta avvenendo è che abbiamo un corpo docente, purtroppo devo dire, che è un po' penoso in alcuni casi, scusate, devo essere molto brutale, cioè proprio non partecipo, non interessa, magari portano anche i ragazzi a teatro, ma non si fanno coinvolgere, quindi mancherà assolutamente secondo la mediazione, quindi è più difficile per chi fa questo mestiere. Le parole che cosa? No, puoi dire una parola in qualche modo che per te è essenziale, no? Per fotografare anche il discorso che stai facendo, infatti non è già. Cioè, una parola che ci portiamo a casa. Resistere. Due parole sul per chiudere questa cosa? Ok, allora dico. Ok, vabbè dai, ti riesco. Dico. Vabbè. Dico ricerca. Quindi bisogna ascolto e usare la nostra vita. Grazie. E questo ci siamo, no? Ok, quindi a questo punto intanto grazie mille per chi ha fatto questi interventi. E, Maddalena, vuoi fare tu la chiusura e poi passare la palla? Questa è la seguita. Ok. Vediamo, intanto Maddalena tira le fila un secondo e poi semmai vediamo. Allora, sono state ora molto dense, il mio quaderno è pieno di appunti, però cerchiamo di far depositare qualcosa anche in vista degli incontri di domani dopo che ripartiranno da qui. Parole chiave e questioni che sono, diciamo, rimbalzate qua e là. Partecipazione come processo di apprendimento, e quindi un processo che non necessariamente è piacevole, facile, ma che anzi è di per sé proprio come processo di apprendimento in impervio. Interessante lo spunto critico della partecipazione come processo aperto, e quindi che lascia qualcosa all'altro, ma
stata richiamata l'attenzione, secondo me molto intelligentemente, sul fatto che questa apertura del processo non deve essere un arretrare rispetto al proprio posizionamento come artista e drammaturgo, cioè non delegare al pubblico, a chi partecipa, una parte, no, della propria cosa da dire, della cosa da raccontare, ma appunto non rinunciare al posizionamento, perché questo permette al pubblico, all'interlocutore, di avere un parere critico, di risposta in senso più ampio possibile della parola critico. Si richiamava giustamente l'attenzione sulla necessità di creare i presupposti perché la partecipazione funzioni, e quindi la creazione di un ambiente, è stato detto, no? Un luogo, un ambiente in cui appunto i processi di partecipazione possano attivarsi, e più volte è venuta fuori la questione dei tempi, i tempi della partecipazione quali sono i momenti di ingaggio migliori, ognuno ha dato la propria visione, cosa accade prima, cosa è importante che accada prima, cosa è importante che accada durante, cosa dopo, e in questo lo stimolo a pensare alla partecipazione come un filo che colleghi prima, il durante e il dopo, e il richiamarsi al fatto che ci vuole una responsabilità di chi fa un progetto che ha a che fare con la partecipazione, di tenere il filo rosso tra il prima, il durante e il dopo. Questo naturalmente è una questione che, diciamo, ha serpeggiato da quasi tutti gli interventi. Ci vuole un tempo e una risorsa anche economica specifica per pensare questo filo rosso, mentre, e questa è una questione su cui credo a vario titolo ci confrontiamo tutti, non si può diciamo misurare l'efficacia della partecipazione sui risultati immediatamente tangibili, cioè biglietti staccati, presenze, persone che riprenotano la volta dopo, ma sono, qualcuno di voi ha utilizzato la metafora della semina, cioè qualcosa che a volte arriva anche molto dopo. Chi tiene le fila di questo prima, durante e dopo deve avere lo spazio, il tempo e appunto anche le risorse per pensare questa progettazione in ampio raggio. Altre questioni emerse, il momento della partecipazione come un momento in cui si può scardinare il conformismo, e credo che questo possa essere uno stimolo a vario titolo interessante, e anche a questo proposito il teatro ragazzi come un luogo e una modalità in cui forse a maggior ragione si può scardinare, no? Modalità acquisite, sia perché una forma di partecipazione anche questa, e no, un momento in cui si può provare una sperimentazione. Qualcuno ha parlato giustamente del rapporto con le giovani e giovanissime generazioni come un osservatorio privilegiato di quelle che sono le temperature del pubblico, credo questo sia vero, e quindi osare il più possibile. Abbiamo parlato all'inizio della partecipazione come rapporto col pubblico e come rapporto nel momento della creazione. Qualcuno giustamente richiamava il fatto che anche la partecipazione con i colleghi è un momento di ascolto molto importante da non sottovalutare e da rendere il più possibile aperto. Due parole chiave che sono emerse, che sono fondamentali, sono quelle della libertà e della coercizione, quindi diciamo che la partecipazione non diventi un momento di coercizione, ma che anzi si possa appunto osare e pensarlo profondamente come un momento di libertà e di scardinamento. Altro stimolo secondo me molto interessante è che il processo di partecipazione è e deve essere un processo alla pari, quindi necessariamente, quindi vanno create le condizioni prima perché questo rapporto possa essere autenticamente alla pari, e in questo senso si scardinare le possibili retoriche, no, della partecipazione come forma di utilitarismo. Insomma, questa è una parola che nessuno ha utilizzato, ma secondo me serpeggiava, no? Non far partecipare perché è utile a qualcosa, no? Appunto, dicevo, lo sbigliettare, a portare a casa un risultato molto concreto, ma chiedersi più profondamente quale può essere la gettata ampia, no, di questo meccanismo di partecipazione. Questa idea della doppia restituzione nasce dal fatto che spesso e volentieri, vi dicevo prima che in queste giornate pensavo alla presenza di un osservatore critico, ma spesso abbiamo notato, insomma, con Living, con Cristina parlandone, che in realtà lo sguardo dei critici è sempre un pochino spostato, un pochino diverso, quindi ci interessava questa doppia restituzione. Sappiamo tutti che lo stesso evento lo possiamo raccontare con parole diverse, e in questo senso affiancare le parole diverse che abbiamo registrato ci piaceva. Vi ricordo che i racconti di queste giornate saranno disponibili sul blog di Silvia. Silvia, tu ti hai sentito di dire due cose sugli appunti che hai preso oppure no? Due? Sì, due. No, due, giusto per dare un'altra prospettiva nella frase, no? Lo tiriamo fino a noi. Mi sembra che Maddalena abbia fatto una sintesi veramente
super esaustiva di tutto quello che è stato detto, per cui io mi sento soltanto di dare un'impressione veramente da osservatrice quest'oggi, cioè l'idea che di tutto ciò che è stato un pochino percorso, quindi tutti questi concetti legati sicuramente alla libertà, alla percezione, che è un binomio che mi è saltato subito, insomma, anche mentre tu parlavi, riflettevo su quanto sia stato molto significativo oggi in tutte le costellazioni di rapporti e relazioni che sono state discusse durante questa seduta. Credo che la parola soprattutto che abbia un po' percorso nella mia testa osservando e ascoltando tutte le varie voci sia emancipazione. Mi spiego, io credo che quando si parla di libertà e quando ci si muove attraverso questi concetti così fluidi e così complessi, ma allo stesso tempo purtroppo, come qualcuno ha detto, iperabusati, il rischio sia un po' quello di vedere il tutto il contrario di tutto, e secondo me un po' tutto quello che ha caratterizzato l'idea stessa di partecipazione tra tutti gli interventi portati è stata proprio un po' un'urgenza che ho sentito accomunare in maniera, in prospettive diverse, un pochino tutti quanti, cioè l'idea di doverla ritrovare questa libertà, che sia me lo stimolare un pensiero critico nel pubblico, che sia nel cercare di far riconoscere questo meccanismo di libertà attraverso il pensiero critico e quindi il suscitare in qualche modo delle domande, ma anche il nostro stare oggi nella domanda, che è a mio avviso metafora e forse in qualche modo l'esemplificazione massima di quanto poi il lavoro di tutti i mediatori, appunto operatori, artisti, organizzatori, tecnici, tutte le figure coinvolte in questo processo sia fondamentale. Per cui l'emancipazione è proprio come un andarlo a riscoprire questo valore della libertà, del partecipare, del prendere parte a e del sentirsi parte anche di un processo. Quindi questo senso di appartenenza che poi ho rivisto tantissimo nella provocazione legata anche alla domanda finale: lo spazio deve esserci, non deve esserci, dobbiamo crearlo, dobbiamo fare in modo, più che appunto magari di formalizzare, di conformare una certa relazione, ma di trovare i modi perché questa relazione, visto che parliamo di teatro ragazzi, sia sempre in un movimento, ma sia sempre in un ascolto. Una piccola osservazione che appunto mentre progettavamo queste giornate ci siamo dette che spesso e volentieri le etichette, come lo richiamava prima, del teatro ragazzi spesso non hanno aiutato sia nella funzione, insomma, con il rapporto col pubblico, ma anche, insomma, da tanti punti di vista le etichette non hanno aiutato storicamente, no? Del teatro ragazzi targetizzato come teatro ragazzi ha creato spesso tanti equivoci. Quello che mi è piaciuto della giornata di oggi, che secondo me dovremmo portarci a casa, è invece che per una volta è uscito come possibile elemento di forza, cioè come possibile laboratorio in cui si possa, dato che appunto è il luogo, il teatro che si rivolge alle nuove generazioni, è per eccellenza il luogo in cui la partecipazione si gioca tutto, no? Perché sappiamo che i giovanissimi se non si creano le condizioni autentiche per una partecipazione arretrano senza, facendolo vedere molto chiaramente, no? Dal modo di stare seduti fino a appunto al rimarcarci che appunto sono stati costretti a partecipare e ad arrivare. Invece qui molti di voi hanno provato a rilanciare sull'idea che possa essere appunto un laboratorio di sperimentazione, quindi che i risultati che escono da queste da questi tentativi possano essere portati come risultati anche per altre aree del teatro e altri possibili progettualità. Quindi questo credo che sia uno stimolo anche abbastanza concreto, cioè quello che nei progetti e nelle esperienze con i giovanissimi viene appunto, si fa osando, per usare una delle parole che sono così rincorse oggi, possa essere portato come risultato e come possibilità da condividere per l'appunto con i colleghi in questa partecipazione orizzontale che ricordavate poco fa. Non so se volete delle indicazioni pratiche, diciamo, anche magari fare conclusioni. Esatto, no, ti farei conclusioni proprio anche sul senso di questa giornata. Allora, intanto, oggi è il primo appuntamento sul tema della partecipazione. Domani ci troviamo sempre qui però alle 2 per invece ragionare sul tema delle istituzioni e dei modelli produttivi. Dopodomani sul tema della drammaturgia. Diciamo che ogni giorno poi proveremo anche
a discutere in modalità diverse. E l'ultimo giorno, che è venerdì, se non sbaglio, sì, e comunque invece faremo poi la sintesi un po' delle tre giornate, prevalentemente per arrivare proprio alla definizione dei modelli, quindi cercheremo di andare proprio su una istanza più concreta. Quindi per chi ha modo di seguire, diciamo, le tre giornate, ogni volta affronteremo temi diversi per poi arrivare però a una sintesi finale. Quindi questo è un po' la... e di volta in volta appunto cercheremo comunque di stimolare una conversazione fra di voi con modalità differenti a seconda poi delle giornate. E qui volevi... No, giusto un saluto, fondamentalmente diciamo da padrona di casa un ringraziamento per la qualità comunque del pensiero che abbiamo condiviso e soprattutto perché quello che è uscito, che facevano i nostri rapporteur, hanno sottolineato, è proprio questo tema. Quando ho pensato a questo momento era perché sento il bisogno di momenti di riflessione sulla nostra identità, perché questo ci può aiutare a raccontarci, perché quello che mi capita spesso è che nel raccontare quello che facciamo mi mancano forse le parole, o forse uso quelle sbagliate, perché dall'altra parte vedo che l'immagine di quello che è il nostro settore è una cosa che non corrisponde con quello che noi facciamo. Quindi sono molto felice perché siamo arrivati oggi qui e da domani andremo avanti, e l'idea è di rinforzare i nostri strumenti per fare questo, perché probabilmente io sono abituata, è vero che la comunicazione si fa in due, è vero che a volte c'è l'altro che non vuole sentire e quindi mettiamo tutto questo nel calderone, però è anche vero che magari noi dobbiamo rinnovare i modi nostri di raccontarci, e questi momenti per me sono interessanti perché ho raccolto modelli, ho scoperto chi fa cose più o meno, e insomma non sto a fare, ce lo siamo detti, però questo era il senso, trovare anche il modo di fare nuove narrazioni di noi come settore per rinforzarci come identità nella nostra consapevolezza. Quindi vi ringrazio e ci vediamo domani per nuove avventure. Grazie a tutti.